Ore 19:53 di martedì 24 marzo dell'anno di grazia 2015. Buonasera a tutti gli ascoltatori di Staff Radio da Stefano Tini. Insieme a me c'è Angelo Bonfrisco, ex arbitro di Serie A. Buonasera, Angelo. Allora, fischiare o non fischiare, oggi diciamo che cercheremo di analizzare insieme ad Angelo Bonfrisco le seguenti partite, quelle che hanno suscitato più scalpore e clamori. Allora, Milan-Cagliari, il rigore che praticamente ha chiuso la partita, quello del terzo gol, e poi se Angelo vuole aggiungerà altre cose. Juventus-Genoa, c'è una serie di episodi importanti: rigore mancato per il Genoa, rigore della Juventus, Napoli-Atalanta, il gol dell'Atalanta, e poi Sampdoria-Inter. Uno o due rigori mancanti all'Inter, tutto questo con Angelo Bonfrisco. Allora io, Angelo, direi di partire con Milan Cagliari. Partiamo pure, hai fatto un elenco giusto di quelli che sono poi gli episodi della domenica, del weekend. Ci tengo a sottolineare che riguardano un po' l'area di rigore, no? Questi falli all'interno dell'area di rigore che a volte sono cercati, a volte ingannano l'arbitro, a volte vengono valutati male e a volte li valutiamo male anche come posizionamento e riferimento proprio a Milan-Cagliari. Comunque partiamo pure con Tagliavento, che è l'arbitro di Terni che ha fatto Milan-Cagliari, dove decreta questo fallo che è assolutamente netto, perché il difensore del Cagliari si accorge che l'azione è pericolosa e non fa altro che cercare il fallo. Con un balzo va ad ostacolare il giocatore del Milan. Ecco, il Tagliavento un po' indietro ha la sensazione del fallo all'interno dell'area. Quello che mi meraviglia, essendo poi il contatto iniziato almeno un metro fuori dall'area di rigore, è che non venga aiutato né dall'arbitro di porta, ma soprattutto dall'assistente che diciamo posizionato sul fuorigioco poteva sicuramente dargli una mano. Quindi topica che sì, di fatto un po' chiude la partita, perché 3-1 poi è un po' la chiusura della partita, però ripeto, qui è venuta a mancare proprio quella collaborazione di questa benedetta cestina, che insomma ormai siamo una squadrettina di calcetto, insomma queste cose dovremmo riuscire a centrarle dal punto di vista tecnico. Invece bene il fallo, bene l'ammonizione, purtroppo male il punto geografico, perché non è all'interno dell'area di rigore ma è 1 metro fuori dall'area. Quindi questo è un po' l'errore, la topica di Tagliavento e la componente arbitrale. Passiamo a Juventus e Genoa, Angelo. Un po' controversi, perché sono anche difficili, in quanto ti dico, dal campo si ha la sensazione di vedere due calci di rigore. Il primo viene, parlo della simulazione data al Genoa, secondo me è l'effetto di una caduta un po' troppo accentuata, però io credo che il contatto ci sia e quindi qui l'arbitro sbaglia, perché il tuffo lo inganna paradossalmente. Quindi di fatto è un calcio di rigore, secondo me, mancato. Non è la simulazione, perché comunque il contatto c'è, quindi manca un rigore al Genova. Paradossalmente, dall'altra parte, quello che a velocità normale sembrava rigore netto, il giocatore del Genova mette il piede, però la gamba destra di Pereira passa, quindi non c'è contatto. E poi lui, credo che col sinistro, anzi il contrario, col destro lo vada proprio a cercare, quindi è lui che cerca il contatto, perché non era mentito da di rigore. Sì. Però lo spiegavo anche ieri un po' in televisione, ci siamo un po' soffermati su questi due episodi. Purtroppo la vita dell'arbitro sul terreno di gioco, la velocità, fa vedere cose che poi alla sera purtroppo si dimostra essere esattamente il contrario. È un po' quello che fa arrabbiare l'arbitro quando poi si rivede nelle sue decisioni. Completamente d'accordo con te, Angelo. C'è un nostro amico Marco De Piacenza che ci chiede: ma c'era l'espulsione di Borriello nel contrasto Bonucci-Borriello a metà del secondo tempo? Sì, lì c'è stata un'interpretazione un po' buonista da parte dell'arbitro, perché se vedete si sbracciano un po' e all'inizio c'è addirittura un tentativo da parte di Bonucci di colpire Borriello, e voi sapete che anche il tentativo di dare un pugno a un avversario, una manata a un avversario, comporta comunque un cartellino rosso. E poi nel finale Borriello reagisce con un calcio non particolarmente violento, ma è un gesto sicuramente da rosso.},װװ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 ││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 
Diciamo che diciamo, in quel duello un po' rusticano, che non è da Serie A sicuramente, ma magari lo sostiene più nei campi di periferia, sarebbero stati più corretti i due rossi e non i due gialli dal mio punto di vista. Perfetto, senti, andiamo a Sampdoria Inter. Manca un rigore o ne mancano due all'Inter? Di fatto poi il giocatore della Sampdoria va col braccio sulla schiena del giocatore dell'Inter, se ti interessa, e comunque quello è un fallo che all'interno dell'area di rigore è un calcio di rigore. Molto più evidente invece secondo me è la trattenuta sui Icardi, dove lì il giocatore De Silvestri si disinteressa della palla e non fa altro che controllare l'attaccante tirandolo giù, per cui il secondo sicuramente rigore, il primo è rigore anche lui, un po' più difficile da dare, però sono due falli all'interno dell'area di rigore. Senti, grida allo scandalo ancora una volta il Napoli. Purtroppo, insomma, c'è questo fallo di Piniglia su Enrique in occasione del gol atalantino, però, insomma, che si gridi allo scandalo è un po' troppo. Anche Nicchi oggi ha detto gli arbitri possono sbagliare e c'è stato questo sbaglio, che questa volta il Napoli è stato penalizzato. Ti compromette un po' il risultato della partita, era sicuramente un fallo, l'azione era da fermare, Piniglia furbo, scatto, comunque poi fa gol, il gol che pregiudica il risultato della partita, diciamo un ennesimo stop del Napoli al momento in cui deve recuperare i punti per andare in Champions League, quindi questo fa un po' diciamo drammatizzare questo fallo non picchiato. Perché di fatto il Napoli ha giocato comunque in 10 per tanto tempo in casa contro l'Atalanta, quindi non contro i campioni del mondo, con tutto il rispetto per l'Atalanta, e quindi questo un po' esaspera quella che può essere la protesta. Resta l'errore, sicuramente resta il rammarico perché è un errore che pregiudica il risultato, però non esageriamo, per affrontare il campionato credo insomma che insomma, bisogna fare altri chilometri, insomma un po' di strada bisogna fare. Senti, un'ultimissima cosa e poi dopo ti lascio, no? Era già successo un paio di settimane fa in Parma-Atalanta, no? Quel giocatore del Parma che aveva messo le mani addosso all'arbitro, espulso, poi va bene, è andato a giocare in un altro campionato, si è svincolato. Ecco, Parma-Torino, Lucarelli verso la fine del primo tempo, cosa succede? Cosa gli passa per la testa? Cioè, i giocatori subiscono il momento pessimo del drammatico della società, Che cosa accade al giocatore? Insomma, perché se la va a cercare? Sicuramente si può capire il momento e si può anche condividere lo stato d'animo con cui questi giocatori vanno in campo, però nel momento in cui va in campo l'arbitro non è che può cambiare il tipo di regolamento perché la situazione societaria è di un certo tipo. Mi pare poi che l'intervento di ammonizione su quell'intervento di Lucarelli è assolutamente corretto. La reazione di Lucarelli è stata veramente spropositata, tutto sommato sembrava, cioè alla fine stiamo parlando comunque di una munizione, per cui si poteva accettare in maniera diversa. È chiaro che se continua a protestare, oltretutto l'arbitro ha temporeggiato un attimo prima di espellerlo, lui ha continuato con questa protesta veramente plateale, reiterata, non poteva far altro che mandarlo via. Io credo che poi Lucarelli, riguardandosi, ma soprattutto anche la frase che ripete più volte, e non voglio ripeterla io ora, è assolutamente data allontanamento, quindi da cartellino rosso. Per cui dispiace, siccome si capisce abbondantemente la situazione, però non si può condividere poi questo atteggiamento quando si va in campo. Angelo, noi ci sentiamo tra 2 settimane perché ricordiamo che la prossima, cioè in questa settimana il campionato di Serie A riposerà, c'è una partita valida per le qualificazioni europee e poi una gara amichevole con l'Inghilterra e poi insomma, Esatto. ecco, riprenderà il campionato esattamente sabato 4 aprile, poi insomma domenica e Pasqua, lunedì e Pasquetta, noi ci risentiamo il 7 alle ore 20, sempre alla solita ora, con Angelo Bonfrizio. Quindi Angelo ti ringrazio, buona serata. Certo, grazie Angelo, grazie ancora, grazie mille, ciao, grazie.
Grazie allora ad Angelo Bonfrisco, abbiamo fatto un'analisi completa di quelli, insomma, che sono i torti arbitrali di questa 28ª giornata del campionato di Serie A. Abbiamo analizzato le partite dove ci sono state più contestazioni, Milan-Cagliari, Juventus-Genoa, Napoli-Atalanta e Sampdoria-Inter. Insomma, ci sono stati parecchi errori questa settimana rispetto alle ultime settimane, quando invece gli arbitri avevano sbagliato di meno. Allora, detto questo, possiamo salutare il nostro sponsor principe, Ice Village Roma, la pista del ghiaccio, che vi aspetta in via Grotta di Greni al numero civico 22, zona Tiburtina, via Palmiro Togliatti. Un saluto all'amico Francesco, socio proprietario della pista del ghiaccio Ice Village Roma, pista regolamentare per pattinaggio professionistica ed amatoriale. Mi raccomando, andate a nome di Staffe Radio ed usufruirete anche degli sconti particolari. Il telefono 06 40 80 21 26, lo ripeto, ma vi invito ad andare 06 40 80 21 26. Andate però in via Grotta di Grigna al numero civico 22. Grazie a tutti per la cortese attenzione. È veramente tutto per questa puntata di Fischiare o non Fischiare. Come detto, ci risentiamo con l'ex arbitro di Serie A, Angelo Bonfrisco, martedì 7 aprile, l'orario sempre lo stesso.